Buongiorno, bentrovati sul canale di areacentese.com. Tieni in forma il tuo cuore. Questo è il tema di un'iniziativa promossa dalle USL Ferraresi e che oggi pomeriggio ha fatto l'ultima tappa in Piazza del Guercino a Cento. Vediamo insieme. Bene, Tieni in forma il tuo cuore, un'iniziativa molto importante, credo che giunga quest'anno al nono anno, fa tappa a Cento come ultima tappa. Come sindaco, come la vedi questa iniziativa popolare? Beh, è un'iniziativa molto importante perché ci permette di offrire alla nostra cittadinanza un importante percorso di prevenzione. Siamo molto contenti che questa iniziativa continui ad essere nella nostra città, continui a riscuotere il successo che riscuote, perché come vedete alle mie spalle sono tante le persone in fila, insomma, per poter utilizzare, diciamo, questi servizi. Ovviamente voglio ringraziare l'ASL di Ferrara che continua ad investire sul territorio anche con queste iniziative di prevenzione, l'assessore Pedaci che sempre con grande spirito di iniziativa lavora affinché diciamo, tutte queste cose sulla nostra continuino ad essere presenti nella nostra città, ed è un invito poi anche alla nostra cittadinanza a partecipare a queste iniziative, perché la prevenzione è assolutamente molto, molto importante, come è importante informarsi bene sugli stili di vita corretti, perché ci permette di migliorare lo stato della salute complessiva della nostra comunità e di evitare anche a volte poi la presa in carico sanitaria in fasi successive dell'emersione delle patologie. Quindi un'iniziativa molto importante di cui siamo molto contenti, per la quale ancora ringrazio l'ASL e l'assessore Pedaci. In nostra compagnia l'assessore alla sanità del Comune di Cento, il dottor Mario Pedaci, che fa parte anche dello staff e dell'equipe dell'ospedale Santissima Annunziata di Cento. Buongiorno. Sì, per il nono anno consecutivo, su iniziativa della Regione Emilia-Romagna, in tutta la regione, quindi anche nella nostra provincia, si svolge questa importante, interessante, molto utile iniziativa che ha la finalità di sensibilizzare la popolazione su quello che è il corretto comportamento da tenere a più livelli per salvaguardare l'apparato cardiovascolare, prima causa di morte nei paesi occidentali, e quindi un investimento che l'azienda sanitaria locale, la Regione Emilia-Romagna e anche l'amministrazione comunale di Cento quest'anno hanno voluto ripetere mettendo a disposizione la Piazza del Guercino e l'azienda USL mettendo a disposizione tutta la propria struttura. Siamo molto contenti di questa iniziativa e speriamo che ci possa essere una partecipazione molto elevata della popolazione, perché questo è un vero e proprio investimento. I professionisti sono qui a disposizione per informare sulla scelta che il singolo cittadino può fare, perché la scelta è vera quando è figlia della conoscenza, e allora la conoscenza è la base su cui uno deve fare la maggior parte delle proprie scelte, soprattutto quelle così importanti. Quindi siamo al nono anno, è ormai un appuntamento consolidato e ci aspettiamo degli ottimi risultati. Ma qui in pratica che cosa succede? Nei tavolini vedo riservati quindi ai professionisti? Intanto c'è una parte di professionisti che è quella del comparto cosiddetto, comunque diciamo, tanto per essere chiari, gli infermieri, che svolgono la loro azione professionale soprattutto con la misurazione dei parametri vitali. Poi c'è un comparto degli specialisti cardiologi che invece si occupa di calcolare, in base alle carte del rischio che sono internazionali, il rischio cardiovascolare che corre la singola persona da qui a 10 anni di sviluppare una malattia cardiovascolare. Ecco, con questa informazione poi si coglie l'occasione naturalmente per dare un suggerimento su come minimizzare questo rischio, intervenendo su quelle che sono le abitudini di vita. Lo stile di vita in pratica. Ma sì, una su tutte, il fumo, l'attività sedentaria che bisognerebbe evitare e tutte le singole, diciamo così, situazioni che possono portare ad uno stress eccessivo e quindi ad aumentare quello che è un processo fisiologico e la cui velocità con cui va avanti però costituisce la malattia.
come sta andando questo momento di incontro con la popolazione? Sì, come ha detto lei, questa è l'ultima, diciamo, puntata, l'ultima tappa ferrarese. Sono due eventi satelliti, quelli che si sono svolti all'ospedale del Delta e l'ospedale oggi qui alla Santissima Annunziata di Cento, in piazza del Guercino, e, che sono eventi satelliti alla manifestazione che si è svolta all'inizio di settembre a Ferrara. Ricordo che siamo all'interno di una campagna di sensibilizzazione promossa dalla Regione e l'idea della direzione generale nostra è stata quella di portare anche due eventi a livello provinciale. L'obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione nei confronti dei fattori di rischio della malattia cardiovascolare, che come sappiamo è ancora la prima causa di morte e direi anche in parte di ospedalizzazione nei paesi industrializzati, quindi anche nel nostro paese. L'obiettivo è quello proprio appunto di portare un focus, di sensibilizzare la cittadinanza a quelli che sono i fattori di rischio più comuni, quindi l'abitudine al fumo, il colesterolo, la sedentarietà, il diabete, esatto, e la sedentarietà. Adesso sfruttiamo uno screening molto semplice che facciamo grazie alla collaborazione degli infermieri che misurano colesterolo e glicemia, e poi con alcune domande che fanno i nostri cardiologi riusciamo a creare, a costruire uno score di rischio, un punteggio che dice qual è il nostro rischio nei prossimi 10 anni di avere un ictus, un infarto, di fare anche una morte, un arresto cardiaco. Questo, ripeto, ha solo lo scopo e l'obiettivo di sensibilizzare le persone nei confronti di questi fattori di rischio. Le prime due manifestazioni sono state molto partecipate. Sono convinto, come è successo già nelle due scorse edizioni, che anche a Cento avremo un'ampia partecipazione. Con questo è tutto, grazie a tutti voi della cortese attenzione, rimanete sempre collegati con noi attraverso tutti i nostri canali. Una buona giornata.